per un po' no, il sacrificio che ho imposto ai miei genitori. Perché? Perché? Sai, in Italia, i sacerdoti, se è possibile, vivono con la mamma, con la famiglia, molti. Adesso cambiano i tempi, non lascia perdere. Beh, ma ad ogni modo, il mio tempo no. Quindi io ho studiato da sacerdote nella diocesi. Il mio paese nativo, ho studiato a Pavia, e i miei compagni, tutti fiorti compagni, che amore tra di noi. Adesso no. Uno è diventato un cardinale, no? Il cardinale Noè, è il mio compagno di classe, è ancora vivo. Compagno di classe, cardinale. Beh, questo anche riguarda la mia vocazione. Sì, sì. Io arrivo alla mia mamma, a 44 anni, ho avuto una bambina. Io avevo solo sorelle, non ho fratelli, solo in casa. E sono il primo. Non solo primo, primo della famiglia. Il primo della famiglia e nessun fratello. E quante sorelle hai avuto? Tre sorelle. Questa qui è proprio l'ultima, ancora io adesso è giovane perché l'ho battezzata io. Che grande! L'ho battezzata io. Come diacono, ero diacono allora, perché ero sotto Natale, è nato sotto Natale. Dai, anche il mio parroco. All'ultimo momento, perché io cosa ho fatto? No? Ecco, adesso ti riguarda la mia vocazione. Sì? Quando ero in seminario, noi abbiamo tra i nostri padri, c'è un padre Canzio Suardi. Come? Canzio Suardi. Canzio? Suardi, padre Suardi, è dal mio paese e è nel Pime. Ah. È stato tanti anni in Brasile. Il giorno della mia messa mi ha regalato la vita di Gesù, che ancora guardo adesso, è un capolavoro con la vita di Gesù lì. Bene, questo padre Canzio. Ebbene, e non so se è la sua influenza o che so io, fatto sta che quando ero già diacono, ho pensato di entrare nel Pime. Allora cosa ho fatto? Nelle vacanze di Pasqua sono andato al Pime e un signor Balconi, sono arrivato lì e c'erano due o tre padri lì, no? Che poi, con cui poi ho fatto amicizia, che allora erano lì in portineria del Pime a Milano. Oh. Sì, erano lì. E poi ho detto, vorrei parlare con il superiore generale. Padre, pochi mesi prima gli americani cosa hanno fatto, no? Alla fine non bombardavano più, prima bombardarono finché Badoglio dichiarasse che l'Italia non faceva più la guerra. Finché ha dichiarato quello continuarono a bombardare, ma volevo bombardare seriamente, quanti morti qui erano. Dopo invece, no, dopo, cosa hanno fatto, no? Mandarono giù gli spezzoni incendiari, si chiamano. Spezzoni incendiari. Cosa fanno questi spezzoni, no? Quando toccano, hanno il fosforo dentro, quando toccano un tetto, viene fuori la fiamma. E quindi bruciano tutti i tetti. E tutte il pime, tranne i locali del primo piano, del pian terreno, tutto il Pime è stato tutto scoperchiato, anche la chiesa, tutto scoperchiato completamente. E quando sono andato a trovare il superiore generale, nostro padre Balconi, monsignor Balconi, no? Padre, dalla sua stanza, ho inserito il letto, guardo su, era senza tetto. Un pezzo era senza tetto. E lui ha messo il tetto di là, il letto, e io sono rimasto meravigliato.
superiore generale vive così. Ma no, ma poi. Poi no, ma come? Oh, che esempio, no? Che esempio. Ad ogni modo, quando gli ho parlato con lui, e gli ho detto desidero entrare nel Pime, missionario. E lui mi ha chiesto, sono diacono, diocesi di Pavia. E allora mi ha detto, va bene. Ma eri nel seminario della diocesi? Ero il seminario della diocesi. Però volevo sapere se mi accettavano o no. Padre del Pime. E il padre Balconi, no? Ah, però prima. No, io no, quel padre Suardi. Ah, Suardi ti ha parlato. Di cui io uso tutti i giorni il suo calice, tutti i giorni, Ah, ok. Mi ha lasciato, è morto, no? Quando sono andato a Binacco l'ultima volta, nell'83, è morto quell'anno lì. Poverino. È stato a tanti anni in Brasile. E aveva un tumore nel cervello, questo padre Suardi. Bene, mi ha detto, sì, va bene, dice, però mi ha detto, però, dice, se metta d'accordo con il rettore del seminario, mi ha detto, però mi ha detto, però prima diventi sacerdote, perché mettersi adesso, no, e lei è diacono, diventi sacerdote con gli altri e che so io. Quindi ho dovuto. Che musica! È la musica! Siete voi? No, non siamo. Da fuori. Vediamo un po' qui.